Ancora devono venire tutti a tavola, ma già mi piglio la mia porzione. Per il Thanksgiving. La coreografia di Valeria. Ecco il mac and cheese. Lo sento piatto. Ma li hai fatti tu? No. Li hai comprati già fatti? Sì. Cioè, li ho dovuti cuocere. Cheese? Let's go. Abraham, yes, he likes mac and cheese. Abraham, mac and cheese? Huh? Mac and cheese? Yeah. So we said that let's go to New York. I mean, in the state of New York to be like, feel safe. Mm-hmm. Io non amo parlare quando sono a tavola. Abbiamo un classico piatto, abbiamo qui delle patate. Queste sono patate? Patate dolci. Una salsiccia che è tipica del Thanksgiving. Sì. Sì. Qua abbiamo, che so, patate dolci. E queste pure sono dolci. Pure patate dolci e sto tacchino che sembra strano, ma che è successo? Si è solidificato. Questo è il tacchino, il ma petto che di tacchino. Ma questo è tostissimo. Cioè manco... Ma è già fatto? No! L'hai data tu? Com'è che è venuto così? Ma dai, che questo, perciò metti la salsa, perché la salsa no, serve a morire. È insipido. Vabbè, poi questa è la crema di spinaci. Madonna, soufflé. Non potevi fare una pasta? Questi sono i fagiolini con... La cipolla, no? No, no, mandorle. Che la cipolla con le mandorle. E questi sono i cavoletti di Bruxelles arrostiti. Buoni, questi sono buoni. E la cambia di sauce come ce la metto ce sopra? Ce la butti sopra. Così? Ma no, vale, meglio che non te lo apri, visto... Bello. Pure qua la crema. Comunque sto tacchino è venuto super solido, eh? Ma dai, però è buono il tacchino. Un po' duro ma saporito. It's good, Valeria. Dai, la salsiccia pure. Buona. Spinaci di salto. Perché? Ma troppe verdure, dai. Dai, vale raccontare la mia festa. Quale festa? Di compleanno. In italiano? Ah, in italiano? Sì, sì. Allora, praticamente un giorno Piero ha festeggiato il compleanno a Salerno. Anni fa. E praticamente aveva invitato una quindicina di persone, non so se tra di voi c'è qualcuno che lo segue, che ha partecipato a questo compleanno. Comunque la storia è questa, no. Lui ha invitato una quindicina di persone, nessuna si conosceva tra di loro, erano persone singole o coppie, quindi tutte persone miste. A casa nostra per il suo compleanno e c'ero anche io ovviamente. Che cosa ha fatto? Ha preso, appena sono arrivati tutti gli ospiti, si è andato a rinchiudere nella sua stanza e non è uscito tutta la serata. La gente mi chiedeva dove fosse, io dicevo non lo so, se era nell'altra stanza. Alla fine per gentilezza ho dovuto intrattenere io tutta la serata gli ospiti, nessuno si conosceva tra di loro. Quindi era come se fosse, qui li chiamano meet-up, degli incontri con gente... Vale, ma scusa, come il Grande Gatsby, non hai mai visto il Grande Gatsby? E quindi è sparito tutta la serata per circa un paio d'ore. Poi a fine serata, quando erano rimaste 3-4 persone, li ha degnate di qualche parola prima di andare via. The Great Gatsby. Guardiamo. Questo è Piero Armenti, sappiate. Guardiamo, bellissimi dolci. Che dolci sono? Allora, questa è la torta di mele, l'ho fatta io.
Questi sono, penso, mustaccioli e rococò, forse. Questi ce li hanno regalati. La torroneria. E sempre la torroneria ha fatto questa bellissima pasta di mandorla fatta a forma di frutta. E poi qua? Le raclette. Ah, queste sono le eclair. Buone, buonissime. La torta di mele. Ieri volevamo mangiarcela, poi abbiamo resistito. Oh, good, good.